Segnale News. Super Te Online torna l'informazione dalla provincia di Frosinone, in particolare il comune capoluogo. Questa volta lo facciamo in vista di un appuntamento che si svolgerà sabato prossimo 19 marzo alle 10.30 all'interno dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone. Verrà presentato un progetto, Scaramouche. Adesso vediamo di capire meglio di cosa si tratta, un progetto che porta la firma dell'Istituto Comprensivo Frosinone 3. Per capirne di più abbiamo ospiti in studio la professoressa Paola De Santis, ben arrivata professoressa. Grazie. E la professoressa Sabrina De Bernardis. Grazie, ben arrivata anche a lei. Allora, insomma, sabato questo importante appuntamento che fa parte del progetto Erasmus, cosa accadrà sabato? Allora, sabato ci riuniremo tutti quanti all'Accademia delle Belle Arti e ringraziamo il direttore che ci ha dato questa possibilità per poter presentare e lanciare il primo numero della rivista Scaramouche, che è una rivista nata dal lavoro e dalla collaborazione di 5 scuole europee, perché rientra all'interno, Scaramouche, all'interno di un progetto europeo. Esatto, perché ricordiamo innanzitutto cos'è Erasmus, per chi sì. non lo sapesse. Allora, l'Erasmus Plus è un progetto finanziato con i fondi della comunità europea che permette l'accrescimento delle conoscenze, soprattutto a livello europeo, quindi di relazionarsi e di incontrarsi con le scuole e vedere diverse attività proposte. Sono dei progetti di formazione e anche di informazione. Ecco, Scaramouche tra l'altro ha visto protagonisti sì. decine e decine di ragazzi. Sì, sì, sì. Sono dell'età tanti, compresa tra? Tra gli 11 e i 18 anni. Ecco, nella nostra scuola sono coinvolti i ragazzi delle medie, dell'Istituto Comprensivo Frosinone 3, quindi sono coinvolti i ragazzi delle medie, che hanno dagli 11 ai 14 anni. Insomma, un'occasione per salutare e istruttiva per far interagire gli studenti certo. Frusinati con quelli degli altri paesi. Certo, certo. I paesi partecipanti, gli altri paesi sono il Portogallo, Cipro, la Turchia e la scuola capofila, il coordinatore del progetto è la scuola della Romania e del professore Omita, che ha già fatto all'attivo diversi progetti europei, dal Comenius appunto all'Erasmus. E poi è venuta questa idea di farli interagire attraverso il fumetto. Perché, professoressa De Santis? Il fumetto perché sicuramente è una nuova strategia di apprendimento diretta, dinamica, i bambini si divertono disegnando e quindi è un approccio sicuramente più diretto per l'apprendimento delle lingue straniere. E probabilmente più creativo. Sicuramente più creativo, quindi danno sfogo alla loro creatività, come dicevamo, e quindi espressione, è tutto, non è... Anche il più timido può esprimersi attraverso un disegno. Un fumetto che tra l'altro li ha visti i protagonisti per quanto riguarda, presumo, i testi e anche i disegni. Esatto, hanno loro sicuramente sotto la nostra visione, supervisione, praticamente per quanto riguarda il testo, perché chiaramente dobbiamo dare degli input oppure delle correzioni, però molto del lavoro lo fanno in maniera autonoma. Insomma, un'occasione, professoressa, anche per voi per scoprire sfaccettature di studenti che probabilmente nemmeno conoscevate, certo. No? Sì, 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 è molto interessante vederli al lavoro. I ragazzi sono seguiti in modo particolare da tutti, i colleghi e particolarmente, la professoressa segue momento per momento e spesso appunto ci si riunisce per poter mettere a punto e poi inviare al coordinatore questi disegni e sono stati raccolti proprio all'interno di questa rivista Scaramouche, il primo numero e come titolo alla Romania, quindi tutti i fumetti sono stati prodotti sul il tema principale ogni edizione praticamente saranno 12 edizioni di questa rivista e ogni edizione avrà un tema particolare. Il primo sicuramente è un progetto partito dalla Romania, quindi ha come titolo, come tema principale la Romania, quindi i bambini hanno dovuto inventare storie, un viaggio in Romania, quindi diverse secondo la loro creatività. Poi volevo fare una precisazione che tutti i ragazzi, questo tengo a precisarlo, anche i più problematici, hanno comunque partecipato in maniera attiva, hanno dato veramente il meglio. Quindi anche un risvolto aggregativo. Certo, sicuramente, questa è una cosa positiva. Di integrazione. Sì. Esatto, insomma. Sicuramente, sicuramente. Questo poi è uno degli obiettivi principali anche. Non c'è... Ecco, un progetto relazionale tra paesi che richiama ovviamente alle lingue, no? Qual è lo stato di salute dei nostri studenti, professoressa? Se la cavano, direi che se la cavano.
i ragazzi. Oh, la professoressa De Santis insegna inglese, la professoressa sì. De Bernardis, diciamolo, francese e cinese. ancora sul fumetto. Ancora. Sul fumetto ancora. Ecco, e come siamo messi da questo punto di vista? Perché insomma, spesso non è che si parla molto bene degli studenti italiani, no? Però loro si impegnano. Devo dire che i ragazzi, ecco, stanno ottenendo dei buoni risultati. E soprattutto, diciamo, attraverso proprio questa attività notiamo che sono più coinvolti. E quindi si sentono sì protagonisti. Sì. Qual è stata la risposta degli studenti, al di là poi del valore sic et simpliciter dal punto di vista didattico? E innanzitutto sono stati li ha interessati tantissimo questa cosa, perché comunque potevano, il fumetto, voglio dire, tutti hanno nella loro esperienza un fumetto, un personaggio particolare, e il progetto è iniziato proprio creando una mascotte, quindi ognuno di loro ognuno ha avuto un personaggio, quindi che poi alla fine è arrivata la mascotte selezionata, cioè anche da loro stessi praticamente. E quindi si sono cimentati in questo lavoro con grande entusiasmo, ognuno cercava di dare il proprio meglio, il colore, la sagoma di questo personaggio, quindi comunque hanno partecipato. Anche lì questo è uno stimolo diverso per imparare appunto le lingue, perché comunque devono mettere la battuta a questo loro personaggio, quindi si sentivano proprio parte di questa cosa. Insomma, mi sembra di capire che lo stato di salute della scuola in senso lato si misura sulle idee, sui progetti. Sì, esatto. I progetti sono molto importanti perché vanno al di là di quello che è lo stare in classe, quindi i bambini oggi come oggi non sono più i ragazzi, insomma, ecco, di una volta, e quindi hanno bisogno di questi spazi aperti, di poter viaggiare anche se con la fantasia, perché ecco, molti di questi fumetti sono stati realizzati proprio di fantasia. Stavo dicendo, è proprio la novità è questo, che i ragazzi non è più lì davanti alla regola grammaticale, soprattutto per l'apprendimento della lingua, è la comunicazione, la necessità di comunicare, la necessità di esprimere le loro idee, le loro esperienze, perché tra l'altro c'è anche una piattaforma che è stata ideata proprio per questo progetto, in cui possono partecipare soltanto i ragazzi che dei cinque paesi membro praticamente di questo progetto, e tra di loro si scambiano idee. Soltanto aiuto a loro praticamente, non è che può essere accessibile ad altre. È una progettualità che tra le altre cose presumo faccia i conti anche con la tecnologia, no? Quindi sono ragazzi che possono, che alla fine interagiscono anche dal punto di vista sui social, presumo, no? Sì, riescono ad utilizzare anche delle tecnologie proprio per la realizzazione del fumetto. Devo dire che, diciamo, a proposito del fumetto, ci sono venuti in aiuto i colleghi di arte sicuramente, ma durante l'evento di sabato sarà presente anche Alessandra Bregaglia, che è una fumettista, una ragazza che appunto ha studiato proprio alla scuola del fumetto a Roma. Professoressa, guiderà i ragazzi. Erasmus, quanto è europea Frosinone oggi? Oggi tanto, oggi tanto europea, perché basta, ecco, che arrivare, diciamo, entrare in queste realtà, non dico progetti, proprio realtà, e aprire le porte ai ragazzi. Si fa attraverso il progetto, ma noi lo facciamo anche quotidianamente, perché il lavoro che c'è dietro appunto l'insegnamento non è solo dare delle nozioni, ma è proprio far capire ai ragazzi quanto importante sia la formazione per poter aprire la mente, essere liberi e relazionarsi anche con una scuola europea che è all'avanguardia. Interculturalità. Certo. Ecco, cosa ha colpito maggiormente i vostri studenti in questo scambio, professoressa? Relazionandosi con i ragazzi rumeni, qual è stata la loro sorpresa? A livello di tradizione, a livello di abitudini, cosa? Diciamo che ancora non hanno proprio avuto, a parte il fumetto, però insomma, il fatto di scoprire che possono relazionarsi con altre culture, con altre abitudini, questo sicuramente, anche perché sono bambini piccoli, ancora relativamente piccoli, le altre scuole sono ragazzi delle superiori, però il fatto di poter avere degli scambi culturali per loro è un fatto molto importante. Io sto puntando ad avere il 6 in questa intervista, perché di fronte a due professoresse, insomma, va benissimo. Però voglio dire, per far capire il valore di quello che sta accadendo, per farlo capire soprattutto ai giovanissimi studenti, diciamo loro che noi questa scuola non l'abbiamo avuta. No, noi no. E quindi l'importanza e il valore aggiunto di una scuola capace di proiettarli verso tutto. Certo, e questa è l'apertura praticamente, giusto, che noi intendiamo di avere, per questa la decisione di aver scelto questo tipo di progetto, insomma, di aprire questi ragazzi a nuove esperienze all'europeo praticamente. Il prossimo progetto?
Il prossimo progetto speriamo, questo durerà 2 anni, quindi ancora per 2 anni. Non ci sarà solo questo? No. Ci stiamo attivando per attivare altri Erasmus, perché bisogna appunto entrare. Quindi forse il prossimo anno presenteremo la candidatura per un altro progetto. Un capitolo a parte, penso possiamo dedicarlo alle famiglie, no? Perché tutto questo credo si realizza grazie anche all'apporto, al sostegno delle famiglie, alla disponibilità, perché insomma non è una cosa semplice, insomma. Bisogna anche spiegare alle famiglie cosa si fa, perché si fa, insomma, no? Certo, questo è importantissimo. Le famiglie infatti supportano e sostengono i ragazzi in questo, e devo dire percorso, appunto che in questo percorso, sì. Toglietemi una curiosità, dopo queste esperienze c'è stato un miglioramento a livello di rendimento didattico? Cioè sono esperienze stimolanti al punto da far rendere meglio anche i ragazzi? O poi o rappresentano solo una parentesi e poi si torna a scuola, ognuno con i propri limiti e con le proprie cose da correggere? C'è un miglioramento? Sicuramente, poi nell'arco di questo è la nostra, diciamo, l'obbio obiettivo. Mi guardava la professoressa, temevo di aver fatto una domanda assolutamente stupida. No, è vero, anche perché l'obiettivo nella scelta di questo tipo di progetti è proprio quello, cioè coinvolgere tutti, anche quelli che magari hanno poca simpatia per la scuola, diciamolo chiaramente. Invece questo, o perché è preso dal disegno, o perché comunque c'è un coinvolgimento, e questo è l'obiettivo, cioè tutti devono partecipare, non c'è quello meno debole, più forte, cioè comunque tutti sono coinvolti nel progetto, in un modo o nell'altro, chi fa la battuta, chi fa la vignetta, chi fa il ballon, comunque tutti hanno un ruolo in questo progetto, e questa è la cosa fondamentale. Professoressa, volendo prendere per una chiosa finale appunto un fumetto, cioè voglio dire, la scuola è un fumetto in bianco e nero, un fumetto a colori, è un fumetto manga, cos'è la scuola? È un fumetto a colori che si sta aggiornando, quindi sta andando avanti, si sta, diciamo, aprendo anche a quelle che sono le nuove realtà, quindi è una scuola ricca che ha tanto da dare. Perfetto. E allora, crediamo in questo. Lo credo fondamentalmente. Assolutamente. Allora, io vi ricordo l'appuntamento al quale vi chiedo di non mancare, perché è molto, molto importante, quello di sabato prossimo 19 marzo alle 10:30 all'interno della sede dell'Accademia di Belle Arti a Frosinone, dove verrà presentato questo progetto assolutamente, mi permetto di dire, originale. Insomma, non so se ci siano tanti altri esempi del genere, quanti ce ne sono, comunque per quello che riguarda Frosinone, assolutamente originale, con il progetto appunto Scaramouche, ma lì in loco ovviamente sarete molto più affascinati di qualsiasi altra mia parola o pensiero. Allora, grazie alle professoresse Paola De Santis e Sabrina De Bernardis per la loro presenza. Grazie. Primo momento è tutto, noi ci risentiamo più tardi. Segnale News.